Buongiorno! Noi siamo i civilisti del CEVI in Brasile al CAVI. E oggi vi portiamo a conoscere Turmalina e il CAVI. Buona gente! È un po' ma spruis con leici! Ciao, sono Mattia e nel mio periodo al CAVI mi sono principalmente occupato del tema dell'eucalipto. La monocoltura di eucalipto presente nella regione sta causando molti problemi alle comunità rurali, soprattutto per quanto riguarda il tema dell'accesso all'acqua, che in un ambiente già di per sé secco causa ulteriore scarsità idrica. Qui al CAVI ci occupiamo di mitigare e trovare strategie di adattamento a questa situazione, facendo ricerca e sviluppando progetti di sostegno, come quello di recupero delle aree degradate e di protezione, appoggiando il riconoscimento delle comunità tradizionali Quilombolas e Groteiras Chapadeiras. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a vedere il documentario Oltre la Cortina Verde qui sul canale del CEVI. Sono Greta e mi sono principalmente occupata del tema della mancanza d'acqua in questa regione. Per affrontare e mitigare gli effetti della mancanza d'acqua e garantire un migliore accesso a essa per le comunità rurali della Valle do Jequitinhonha, si è fatto ricorso alla costruzione di cisterne di raccolta di acqua piovana e a corsi di sensibilizzazione su diritto e qualità dell'acqua grazie all'ASA, Articula Sau Semiarido Brasiliana, che dal 1999 contribuisce alla costruzione di processi partecipativi attraverso una proposta di convivenza con il semiarido basato sulla giustizia sociale, la valorizzazione dei saperi popolari e lo sviluppo sostenibile. Il CAVI fa parte di questa rete e svolge diverse attività per tutelare l'accesso alla terra e all'acqua, alla sicurezza alimentare e nutrizionale, alla preservazione di semi nativi, all'educazione contestualizzata della regione, alla lotta alla desertificazione, alla comunicazione popolare e alla promozione dell'uguaglianza di genere. Sono Irene e mi sono occupata soprattutto del lavoro con gli agricoltori e le agricoltrici organiche. Il CAV collabora costantemente con agricoltori familiari e in particolare i produttori organici si impegnano a coltivare senza usare agrotossici. Il marchio organico funziona un po' come il nostro marchio bio, che però ha un costo troppo elevato per piccoli produttori. In Brasile, grazie al sistema partecipativo di garanzia, gli agricoltori familiari che rispettano i requisiti riescono ad essere riconosciuti legalmente come organici, monitorandosi a vicenda. In questo processo il CAV fornisce supporto tecnico, aiuta a creare gruppi di agricoltori e rafforzare la rete dell'organico Jequitinhonha. In un territorio come questo, dove le monoculture e i cambiamenti climatici vulnerabilizzano molto gli agricoltori familiari, fare rete, scambiare semi, tale tecniche è anche un modo per resistere e affermare il proprio diritto ad un alimento di qualità. Ciao, sono Vittoria e mi sono occupata del progetto Giovani e Mulheres e dell'artigianato. Riscatto culturale ed impoderamento femminile sono tematiche valorizzate ed implementate dal CAVI grazie a diverse azioni e progetti che prevedono frequenti momenti di socialità, volti ad aumentare consapevolezza su diritti fondamentali e ambientali e a consolidare l'identità culturale all'interno delle varie comunità. La Valle dello Jequitinhonha possiede una radicata tradizione dell'artigianato, soprattutto in ceramica, che negli ultimi anni ha suscitato grande popolarità ed interesse sia a livello internazionale che nazionale. Vasi, filtri dell'acqua e vari contenitori costruiti per necessità come utensili di uso quotidiano si trasformano in oggetti di design ed elementi decorativi. Il CAVI fornisce un supporto economico attraverso un fondo rotativo e si occupa della logistica durante gli eventi e le fiere di artigianato. Arte e patrimonio culturale diventano quindi mezzo di sostentamento e impoderamento femminile. Quanto mais as coisas sobem, mais...